Si terrà domani mattina in Prefettura un nuovo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. In cui il sindaco del capoluogo Adriatico Carlo Masci tornerà a chiedere ancora più uomini delle forze dell'ordine in città, considerando la presenza, ha più volte ribadito il primo cittadino, di molti turisti oltre che dei residenti. A Pescara, detto Masci, si arriva a quasi 300.000 presenze giornaliere. Ho chiesto un rafforzamento delle presenze delle forze dell'ordine in città perché Pescara è vero che è una città di 120.000 abitanti, ma è vero anche che a Pescara gravitano giornalmente 300.000 persone, che d'estate diventano molte di più. Quindi l'apparato amministrativo della sicurezza deve essere adeguato al numero delle persone che ci sono in città. So che il ministro ha già mandato un ulteriore contingente di 24 persone eh, prima del fattaccio di sangue eh, però ho chiesto un'ulteriore attenzione mi auguro che ci sia qualche risposta concreta e domani lo chiederò al prefetto però in questi giorni sto vedendo molta più presenza di forze dell'ordine in città e questo tranquillizza tutti i cittadini poi gli episodi Purtroppo di sangue succedono, ho letto proprio oggi che è successo un altro episodio di sangue nelle marche, sì, in questo periodo soprattutto le zone di mare sono molto più frequentate da tante persone che casomai non hanno buone intenzioni, è per questo che bisogna rafforzare i controlli perché i cittadini vogliono sicurezza, però mi sembra che... Il questore e il prefetto in questo senso si muovono all'unisono in maniera determinata.